Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 17 al 21 ottobre rivelano che Lee andrà in cerca di qualcosa lasciato a Palazzo Paladini da una famiglia ebrea, ai tempi della Shoah. Nella puntata andata in onda venerdì 7 ottobre è stato infatti svelato almeno parzialmente il mistero dell'anziana signora di cui si è occupata Lia. Da quanto trapelato, Anna Maria Rover è la figlia di una giovane ragazza ebrea sfuggita alla deportazione grazie al valoroso aiuto del conte Giorgio Paladini. Ma cosa c'entra questo con Lia? A seguire verranno analizzati alcuni elementi per rispondere ai vari quesiti che si stanno susseguendo nel corso degli ultimi episodi. Nella puntata del 7 ottobre, Anna Maria Rovere, Valeria Vitti, ha arricchito il suo racconto di alcuni interessanti dettagli. L'anziana signora ha svelato che i disegni e gli appunti, consegnati a Lia, Giuliana Vigogna, appartenevano a sua madre. Quest'ultima era scampata miracolosamente al genocidio perpetrato ai danni degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Grazie all'aiuto del conte Giorgio Paladini, padre di Giacomo. Tale vicenda era stata proposta agli spettatori il 27 gennaio 2022 per celebrare il giorno della memoria. In quell'occasione, la narrazione fu affidata a Renato, Marcio Onorato, e Giulia, Marina Tagliaferri, che raccontarono a Jimmy, Gennaro De Simone, e Bianca, Sofia Piccirillo, questo emozionante episodio avvenuto diversi anni prima. Questa storyline sembra discostarsi sempre più da quella dell'avvelenamento ai danni di Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, e Marina, Nina Soldano. La vicenda infatti sta assumendo dei toni totalmente diversi, seppur ugualmente misteriosi. Al momento infatti resta da capire per quale motivo Lia abbia deciso di farsi assumere a Palazzo Paladini. Di sicuro non lo ha fatto solo per la curiosità di vedere da vicini quei luoghi che ha solo sentito nei racconti e visto nei disegni, ma allora perché? Nelle prossime puntate Mastro Peppe, Federico Torre, farà una scoperta sorprendente durante i lavori di ristrutturazione della cantinola di Alberto, Maurizio Aiello. I due troveranno infatti uno spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato. Questa sorta di stanza segreta accenderà la curiosità di Lia che proverà quindi ad indagare. Considerate le ultime rivelazioni, risulta probabile che quello spazio fosse collegato alla famiglia ebrea. Resta da capire se fosse, a tutti gli effetti, il loro nascondiglio. Cosa sta cercando dunque la donna? Una sorta di tesoro? Un corpo che merita di non essere dimenticato? O altro? Impossibile dirlo, in ogni caso in questa situazione Diego, Francesco Vitiello, fungerà da elemento disturbatore. Il ragazzo infatti, totalmente all'oscuro di cosa stia succedendo, continuerà a corteggiare Lia, impedendole di stare da sola e agire indisturbata.